Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Domani saranno 20 anni dalla morte di Giovanni Agnelli, simbolo dell'imprenditoria italiana nel periodo della grande crescita economica e sociale del paese, come ha ricordato Sergio Mattarella. L'anniversario è anche l'occasione per chiedersi cosa sia diventata nel frattempo la Fiat. Paolo Bricco ricorda sul Sole 24 Ore che nel suo appartamento di New York, tra le molte opere d'arte, Gianni Agnelli aveva 3 quadri su Torino, le sue strade e le sue montagne. 20 anni dopo non esiste più uno specifico torinese negli equilibri italiani e internazionali. La cerniera formata da Torino e dalla Fiat è scomparsa. L'eredità anche simbolica di Gianni Agnelli è stata definitivamente consegnata alla memoria nel momento in cui Fiat, fabbrica italiana automobili Torino, è diventata un piccolo marchio di un gruppo a controllo francese e quando la finanziaria controllata dagli Agnelli è stata quotata in Olanda. Scrive Bricco che è difficile immaginare l'avvocato che presiede un'assemblea dei soci nella sala congressi di un hotel nell'aeroporto di Amsterdam. Un'altra grande firma, Salvatore Tropea, che per molti anni ha raccontato Torino e la Fiat ai lettori di Repubblica, prova a immaginare cosa avrebbe o non avrebbe fatto l'avvocato se fosse rimasto alla guida della sua impresa. Anche Tropea pensa che Agnelli probabilmente non avrebbe accettato che il quartier generale della Fiat lasciasse la città in cui l'azienda era nata. Uomo del secolo breve, esponente di primo piano di un sistema di potere, avrebbe poi avuto difficoltà a considerare più che una stravaganza l'uno vale uno, ma soprattutto avrebbe inventato qualcosa per mettere il suo grande amore, la Juventus, al riparo dal sospetto e dallo sberleffo. Siamo in chiusura.